Spero siate carichi, signore e signori, perché noi continuiamo ad esserlo. Abbiamo visto un primo game frizzantino degli AFN. Mi sa che sono carichi. Sono carichi tutti quanti. Sì. Mm-hmm. 1-0 degli AFN con gli Exceed che devono ritirarsi su. E abbiamo visto veramente, possiamo dirlo adesso, togliamo i veli, uno stomp degli AFN. Io non volevo farlo lo è stato però va detto. Sì, no, è stato quel che è stato e hai assolutamente ragione. Possiamo veramente parlare di stompi in questo caso. È stata più che altro una partita che rischia di mandare questa squadra in mental boom. Sappiamo chi c'è sulla landa, sappiamo chi c'è seduto lì fuori, però dopo una partita del genere diventa veramente veramente molto difficile. Oklumaz rilassatissimo, sì, direi, direttamente da casa, estremamente rilassato e portato in tutta tranquillità su quello schermo. Ma che dire, abbiamo visto veramente di tutto in questa prima partita. Prima di rilasciarci avevamo parlato di quello che secondo noi poteva cambiare. Sarà successo secondo te? Credo di sì. Comunque, per quanto riguarda gli Exceed, abbiamo parlato un po' velocemente di Alex, l'abbiamo presentato mentre stavano entrando sul palco. È un coach giovane, ma comunque ha la sua discreta esperienza. Sì. Giocato ovviamente, coachato in Improving Grounds per due split. È stato, se non sbaglio, anche in PG Nationals con i Makers. Ha fatto l'ultimo split dei Makers in PG Nationals. Sì. Quindi comunque è un ragazzo che ne ha viste. Nella sua carriera ne ha viste già di cotte e di crude, ne hanno viste di cotte e di crude assolutamente i giocatori degli Exceed. E vediamo, questa seconda draft dovrà mostrarci un cambio di passo e dovremmo essere anche pronti a brevissimo per raccontarvela, questa seconda draft con le squadre che hanno preso posizione. E vi possiamo già dire, invertito i side, AFN lato blu con Exceed lato rosso. Proprio lì volevo andare a parare, ci deve essere un cambiamento e il primo è quello dei side, sì. Quindi significa che passi dall'avere il B1 all'avere l'R5 e viceversa, di conseguenza da un lato hai un power pick, dall'altro lato hai un counter pick. Però siamo qui e per il momento non è cambiato niente a livello di ban. Kindred e Azir rimossi dagli AFN, ancora una volta vai a bannare direttamente Ryujin e Koiji, che comunque sono stati abbastanza problematici nonostante come poi sia andata la partita. Sera fine viene rimossa dagli Exceed, non te la vuoi trovare contro in corsia X. Corsia tutte, corsia, praticamente. Non te la vuoi trovare contro, sì, punto, forse è meglio. E adesso si deve continuare, perché comunque Exceed hanno la possibilità di andare a draftare diversamente, lo abbiamo detto, cambiando il lato della mappa cambiano molto le priorità all'interno di questa draft. E questa è la prima novità, Giannetti. Sì. Vai a rimuovere quello stesso Lucian che prima non ha trovato grossa felicità, ma che comunque rischierebbe di farti il colpo gobbo se dovesse essere abilitato in maniera corretta. Assolutamente sì, e magari anche semplicemente non è un pick che vuoi giocare tu, vuoi costringere gli avversari a bannare Ash oppure no, perché devi togliere Camille a questo punto. Infatti, hai il B1 perfetto per Pecora, vai a prendere forse non so se il campione più in forma per quanto riguarda la corsia inferiore in questo momento, ma sicuramente uno dei più contesi. Senza ombra di dubbio, tutte quelle mosse, tutte quelle spell, tutto quello slow o comunque anche potenziali di lockdown che questo campione, questa campionessa anzi, ti va a dare anche con la freccia di cristallo incantato, possono fare la differenza. Sto vedendo degli over che mi stanno facendo volare e tornare anche magari a 5 season fa, però ecco, vedi, questa era una grande assenza rispetto alla draft precedente, una Xayah su cui non era stata data assolutamente priorità di alcun tipo, adesso ti arriva istantanea per andare a matchare questa Ashe e qui credo che la risposta sia stata trovata in maniera anche abbastanza corretta. Vai a giocare di letalità, vai a giocare comunque anche di controlli, vai a giocare un po' anche di front to back, vuoi che siano gli altri a correrti addosso e una Ashe abilita esattamente questo con tutti quei controlli. Quello è Jarvan, io te l'avevo detto, quello è Jarvan. Quello è Jarvan, quello è un campione immobile in Ashe, ovviamente potrà avere sempre il suo da dire in lane Ashe contro Xayah, che è un campione che soffre molto il range della tiratrice del Freljord, ma quello è comunque Jarvan per Ryujin. Abbiamo scherzato tanto sul fatto o gli dai carry o gli dai Volibear, a quanto pare anche i principi demaciani possono dire la loro. A questo punto mi aspetto, non so se mi aspetto di nuovo un pick alto per la top lane per quanto riguarda gli AFN, il supporto me lo immaginavo e qua dovrebbe arrivare il jungler. Qui dovrebbe arrivare tendenzialmente il jungler, c'è la possibilità di andare a selezionare quel Volibear anche se contro hai quel Jarvan, quindi forse, esatto, io non riesco a finire di parlare, non riesco a finire le frasi, hai comunque un Jarvan e quindi cosa di meglio c'è di andare ad annullarlo completamente? Non solo è un campione immobile into quell'Ash,
è un campione immobile che potrebbe vedersi l'unica modalità di escape completamente bloccata da parte di Bananiasty. È veramente un pick molto molto interessante questa, ecco. Poppy per Bananiasty, arriva Ornn invece per Okklumaz. Questo è interessante. È molto interessante, ma crea anche un po' una differenza tra un po' quello che vuoi fare, perché comunque Xayah nella sua versione sia da letalità che da critico non è necessariamente un campione che vuole scalare. Ci vai a mettere un Ornn, ci vai a mettere uno Jarvan, sì, perché vuoi giocare con quel ritmo aggressivo. Un Ornn ti va un po' a rallentare forse, però è anche un campione molto forte in top lane che soffre veramente pochi matchup, alcuni dei quali però Pese li sa giocare bene. Abbiamo visto ora il ban su Kayle. Pese lo chiamano il pirata per un motivo. Ora io non vorrei andare a parlare di Gangplank, però non puoi andare a selezionarlo blind quel campione, ok? Solo che con questo draft shift, perché adesso da un lato hai support, dall'altro hai il top laner, le cose cambiano parecchio. E infatti Kayle è stata bannata da parte degli Exceed, dall'altro lato è stato rimosso Veigar, che ormai lo sappiamo ha un value veramente fuori da ogni crisma con quella cage, con la baby cage anche, anzi per andare a chiamarla come effettivamente si fa al giorno d'oggi. Viene rimossa pure Ahri. E io a questo punto, se fossi negli FN, ancora una volta me ne infischierei di LeBlanc. Ai Poppy, quella LeBlanc comincia a diventare veramente un po' fuori luogo, se vogliamo, in questo. Anche se devo dire che per due partite di fila vederla ignorata completamente fa un pochettino strano, a giudicare da quello che vediamo. Naturalmente, questo ci se lo poteva aspettare. Bannira Khan, c'è quella Xayah, non vuoi andare a lasciare agli Exceed il duo vastaiano che potrebbe comunque creare una sorta di problematica abbastanza grande direttamente alla tua formazione. Sono però curioso adesso di vedere che cosa andrà a comparire nel piccolo slot di Berto, perché lo hai detto, dall'altra parte hai comunque il support che è stato selezionato, quindi puoi andare a rispondere a quello senza scoprire le tue carte per quanto riguarda la midlane e lasciarla all'R5. Signori, eccovi questa Renata Klask in combinazione con Xayah. Ed effettivamente pensavo a dei maghi, mi stava spungendo un po' Renata. Non c'è tanto engage per quanto riguarda gli FN, ma è comunque un campione molto forte Renata Klask. È giusto andarla a selezionare per il Sir. A questo punto gli FN devono ancora prendere i loro due solo laner. Uno potrebbe essere questo appena overato e loccato, wow. Sylas, wow. Vedremo se per Modlitska o per Pese, magari in top lane con qualche virata un po' strana su quello che ci aspettiamo lo standard. Però io voglio vederlo, io voglio vederlo qua. E questo è il momento perfetto, se non ora, quando? Fate sentire il coro per il pirata. Vogliamo vedere Gangplank adesso? Non ci pensate troppo. Yaiko, Dragon Blaze, non ci pensate. La possibilità di andarlo a mettere giù c'è. Comunque vai a prendere un elemento che può giocare aggressivamente. E quello è Sylas Top. Quello è Sylas Top. Quello comunque è Sylas interessante. Top. È comunque molto interessante, per carità. Allora, sono anche contento di vedere questo Corki. Sono poi curioso di vedere se andrà ad optare per la sua build verso il potere magico con la tempesta di Luden, se invece deciderà di andare per qualcosa di un po' più canonico, magari con l'arco scudo immortale, considerando che con questa Zoe adesso forse di un po' di resistenze c'è bisogno, perché quelle Paddlestar, le abbiamo viste prima, fanno male, veramente fanno tanto male. Sono veramente tanto 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 interessato nel vedere come andrà poi a finire, perché in top lane comunque hai preso un campione AP nei confronti di un Ornn. Se quell'Ornn si va a chiudere resistenza magica fin da subito, per Sylas diventa praticamente un inferno. Solo che devi comunque gestirlo, la tua laning phase fino a questo momento. Non è una cosa immediata, c'è bisogno di attendere. E soprattutto dall'altro lato hai comunque quella Poppy. Anche Ornn in questo caso potrebbe trovarsi in difficoltà nel caso di un gank da parte di Bananiasty. E poi hai tranquillamente adesso il potenziale per ingaggiare. Hai Braum, hai quella Ashe, hai eventualmente il package di Corki per trovare displacement, per fare danni, per lasciare giù con quella Valkyria gigantesca anche tutta un'area di danni in generale, di slow eccetera. Abbiamo un secondo game, questo devo assolutamente dirlo. Doveva cambiare qualcosa da una parte più che dall'altra, e questo qualcosa è cambiato un bel po'. Cambiatissimo, assolutamente sì, è il caso di dirlo davvero. Sono molto molto incuriosito da quello che faranno vedere adesso i giocatori degli FN in particolare, perché è una composizione stranissima la loro. Comunque sai, la top lane si è visto in passato, non si sta vedendo tantissimo adesso, ed è una composizione
che rischia di avere poco danno facile da applicare con Ashe, con Cork se dovesse essere nella forma P in particolare, nella forma da critico, con Sylas ovviamente, ma siamo pronti ad essere smentiti in questa seconda partita e siamo pronti anche a scendere sulla landa degli evocatori per il Game 2. AFN ripartono ad 1-0 dal lato blu della mappa, gli Exceed pronti a rispondere dal lato rosso e stavolta tocca a me, caro Ace, mi dispiace, ma a chi va la tua preferenza in questa partita? Può essere più difficile del game prima? Io me lo continuo a chiedere. La risposta è sì, perché da un lato abbiamo gli Exceed che sono stati legit stompati nel game precedente, dall'altro lato abbiamo degli AFN che però, come giustamente sottolineavi, hanno una composizione che è molto complicata da eseguire. Hanno un quantitativo clamoroso di engage e quindi di potenziale per andare a lanciare tutti i danni nei confronti degli avversari nel più breve lasso di tempo possibile. Però è difficile seguirla questa comp. Però ti dico, voglio dargli fiducia, quindi torno su questi AFN nonostante tutto. Prendila un po' anche come una scelta goliardica, se vogliamo. Tu invece? Credo che shifterò sugli Exceed invece, okay. Perché appunto la comp degli AFN è così rischiosa, è così complicata. Se va male una singola cosa rischi di poter veramente non tornare più indietro in questo game, mentre dall'altra parte abbiamo gli Exceed che prendono la via più tranquilla, paradossalmente, con anche, vediamo, Berto con il tempo letale, quindi verosimilmente una cosa da letalità, scusate, da critico e non da letalità, al contrario. Sì, è vero. Potremmo vedere appunto loro giocare per quel front to back a cui facevi riferimento, per un teamfight più semplice con semplicemente Koigi a far da guardia degli avversari, impedirgli l'accesso facile al fight, l'accesso frontale che potrebbero avere comunque con il package, assolutamente potrebbero avere comunque con Pese se il caso dovesse rubare l'evocazione del Dio della Forgia. Veramente scenari molto molto variopinti da questo punto di vista. Quello che si mantiene rispetto al primo game è la priorità per Zoe, ma cambia il side anche in questo caso, sono gli Exceed a premere in corsa centrale mentre si lotta top lane. Bello scambio di colpi tra Akuma e Pese. Eh sì, comunque ti trovi in quella fase di lane in cui Sylas sì può darti comunque fastidio, però devi ricordarti di essere un Ornn. Sei un Ornn con il Doran Shield, sei un Ornn che naturalmente... Aspetta il livello 6 prima di parlare. Esatto, livello è quello 6. Che ti dicevo. Non è il classic horn da libro in esatto. questo caso, per andare magari a prendere quell'ignite e fare l'all-in livello 6. Però è comunque un horn estremamente coriaceo. Sì. Hai quella presa, puoi fare veramente la differenza. C'è bisogno di stare un po' attenti, ma quel livello 6, giustamente, è un importante milestone da andare a tenere veramente d'occhio. Tutto sommato è una situazione pressoché di parità quasi totale alla fine tra IFN ed Exceed in questo momento. C'è differenziale di oro già in questo momento a soli 3 minuti, però ecco, nel momento esatto in cui lo dico, guarda Ryujin che sta facendo. Ryujin in avanti, il flag and drag a cercare il furto, non riesce. Bananiasti utilizza anche la presenza ferrea per portarsi in salvo in tutta tranquillità. Okulumaz si è staccato dalla top lane, è arrivato anche Koigi, il furto del Gromp dovrebbe arrivare. Bananiasti sa bene che non può farci nulla, torna in base e questo potrebbe addirittura dare da double scatola. Ryujin era un cambio molto più netto rispetto al primo game in cui ovviamente aveva fatto un 1-1 più tradizionale, ma soprattutto era partito subito con un po' di ritardo nei confronti di Bananiasti. Sì, questa volta si trovano un po' più testa a testa, se vogliamo utilizzare questo termine. Adesso naturalmente Jarvan sta volgendo le proprie attenzioni su quello scuttle nel fiume superiore, ma voglio vedere adesso cosa farà. Sembra che voglia andare a dar fastidio alla giungla del suo diretto avversario con del vertical jungling. Poppy pare aver fatto lo stesso. Comunque, alla fine dei conti, stanno rientrando un po' tutti e due nelle loro giungle, ok? Mm-hmm. Mettiamola in questi termini. Adesso Bananiasti sta prendendo questo ulteriore scuttle con tutta calma. Itzer cerca di fare un po' da guardia con anche il bulbo della visione per andare a vedere un po' che cosa sta succedendo nel resto della mappa, ma verosimilmente non spotta nessuno. Ancora una volta, nonostante adesso si conoscano più o meno come squadre, stanno giocando una partita molto lenta e adesso qui Ryujin potrebbe essere fastidioso. C'è un lume in quel posto? Ecco, perfetto. Visto. Dovrebbe essere stato visto da Pese in tutta tranquillità, sì, ecco, è completamente sotto visione. Però è lì Pese. È lì, ma si sposta tranquillamente utilizzando la sua latitanza, poi colpo di catene incrociate proprio su Ryujin per allontanarlo. Era anche un'ottima situazione per l'ondata perché stava premendo insistentemente contro Ornn, ma ovviamente il passo in avanti di Ryujin ha fatto sì che l'azione andasse a essere consumata. Viene fatta crashare l'ondata sotto la struttura da parte degli Exceed, torneranno in base. Forse Berto Itzer, Berto c'è già stato, forse possono ancora attendere. C'è Bananiasti lì a far da guardia, ad impedire che ci sia qualche movimento strano del duo bot lane degli avversari. Pulisce la visione e poi
non va sul drago, semplicemente va nel fiume. Cerca di andare un po' in profondità. Attenzione perché Jarvan è lì comunque. Sì, Jarvan è lì, la mid lane è scoperta, ma occhio top lane perché il peso è molto basso. Non c'è livello 6, ma non c'è neanche illusione, come ben detto tu. E quindi Oclumas non potrà cercare l'all-in tradizionale. Potremmo tornare anche verso la zona inferiore di mappa, ma si sta consumando un nulla di fatto sostanziale con un altro crash di un'altra ondata da parte di Berto Itzer per poi tornare nuovamente in base e rivelarci effettivamente che quella di Xayah, quella Xayah per Berto sarà da fare trasolare, una Xayah molto tranquilla e molto tradizionale. E questo cambia di parecchio quella che deve essere la corsia inferiore. Al posto di una Xayah che vuole cercare di bullizzarti, trovi quella classica Xayah che invece vuole cercare di scalare su quel critico. Naturalmente sei contro una Ashe, te lo puoi permettere, non stai giocando contro Jinx che naturalmente ti vada a scalare un pochettino con il tempo. Hai preso il lethal tempo, vuoi cappare quella velocità di attacco, vuoi anche superare quel cap potenzialmente grazie a questa runa. Faretra solare è già presente, quindi vai a mettere velocità di attacco e AD nella tua barra delle risorse se vogliamo. E quindi adesso Pecora e Chakarel sì, mantengono quel grandissimo potenziale di Freljord, io lo chiamo così, perché hai tutti quegli slow, hai tutto quel ghiaccio da andare a tirare addosso ai tuoi avversari e quindi slow, controlli pesanti, elementi di disruption all'interno di un fight come la frattura glaciale per esempio. Però contro una corsia con questa Xayah le cose diventano diverse. Prima magari ti saresti aspettato di venire bullizzato, adesso non è più così. Vuoi giocare sul lungo periodo anche su questa corsia? E attenzione perché qui c'è Oclumas e ha la R. Ma vogliono forse solo il drago qui giù in avanti, pola della nanna, per ricacciare indietro Modlisk. Ha utilizzato la varchia da parte di Corki, ma sono già sul drago Hextech. Si attardano un po' sul lume di controllo, ma poi Ryujin va a ingaggiare l'obiettivo. Koigi è lì anche lui a ricaricarsi grazie al frutto mieloso. E alla fine Bananias sa che questo non è un drago per cui dover lottare. Sarà una singola copia di drago Hextech per gli Exceed senza alcun problema. È così, viene smitato un'altra volta. Drago oceanico in singola copia come secondo e non come primo questa volta. Ma ancora una volta non sarà landa oceanica. Potremmo avere nuovamente montuosa, potremmo avere infernale, potremmo avere della nuvola. Insomma, c'è ancora tanto da dover scoprire in questa partita. Come dobbiamo scoprire ancora cosa vuole fare Modlitska. Ora va ad acquistare una tier. Quello bene o male non ci dice ancora tantissimo, perché comunque si builda la muramana su Corki sia nella forma D che nella forma P, quindi per ora non abbiamo informazioni vere e proprie. Allora, il punto è che può decidere un po' quello che vuole, perché comunque in top lane hai dell'output di danno magico, esatto. E quindi potresti andare a volerne selezionare un po' di fisico dalla tua, specialmente se il tuo tiratore è Ashe, che ha bisogno di un bel po' di tempo prima di poter riuscire ad imporsi come output di danno fisico. Dall'altro lato è anche vero che se vuoi cercare di andare a giocare sul lungo periodo, quel danno ibrido più volto sul potere magico in qualche modo ti potrebbe dare una mano, specialmente contro un team come quello degli Exceed, perché andando a potenziare quei razzi sulla loro componente magica potresti riuscire a rimanere ancora un po' più lontano e fare un quantitativo di danni comunque sostenuto e comunque da non andare a sottovalutare. Sono delle scelte che dovrà fare il mid laner dell'AFN, lo vedremo tra poco. Nel frattempo c'è un X-Drinker dalla sua, naturalmente ha bisogno di un po' di MR per andare ad affrontare Koigi con questa Zoe, lo sappiamo, l'abbiamo vista anche durante il game 1, ti tira delle sleppe micidiali per voler andare proprio a rimanere raso terra con la terminologia, ma ancora una volta siamo quasi a 10 minuti e per quanto ci sia già un drago sulla mappa e questo drago sia degli Exceed, Plague and Red, il knock up su Modlitska, non va in avanti Ryujin già sotto la torre, quindi non vuoi rischiare, anche perché ovviamente non abbiamo considerato un piccolo dettaglio, ovvero che Corki gli auto-attacca e tira lo stesso c'è un Brom, e quindi quello sarebbe stato un Jarvan stordito sotto la struttura avversaria. Siamo a 9 minuti, l'Herald è in piedi da un po'. Ma soprattutto, notizia importantissima, manca meno di un minuto all'arrivo del primo package della partita. Vogliono andare in avanti ora i giocatori degli Exceed. C'è la stretta di mano, c'è il cataclisma, Chakra utilizza lo stand behind difensivamente per allontanarsi, riesce a danneggiare gli avversari, ma Renata trova il primo sangue. Bananiasti con la presenza ferrea non abbastanza anticipata. Ryujin, il salvataggio non ti porterà via da questa partita. Pesa anzi, arriva la stretta di mano, Pesa lanciato dentro la paddle, stare altri auto-attack, una kill anche per Oclumas. Stavolta gli Exceed provano a farsi sentire, le kill non vanno forse su chi vorrebbero, ma comunque sono 3 uccisioni trovate in questo primo scontro e ora provano a mettere pensieri anche a Pecora, senza riuscirci però. Beh, è una Renata che comunque ha ottenuto il primo sangue, è vero che mettendolo su quella zona avresti dormito sogni molto più tranquilli da quel punto di vista, però sono comunque delle buone risorse che vai a prendere, sono comunque dei gold importanti. Attenzione,
Luigi Modlitzka. Flash. Nel frattempo botlane, stavo guardando proprio i ritratti perché Bert ha utilizzato tutto quanto, ma Modlitzka ha trovato con il flash l'uccisione in solitaria sul di carry avversario e inizia a farsi sentire già Corki a quanto pare nei confronti sì. di questa Xayah. Koigi ha avuto salva la sua di vita e adesso i ping vanno tutti quanti in direzione del messaggero della Nanda. Ancora una volta vogliono giocare intorno a questa zona di mappa. È complicato, ma adesso dovrebbe arrivare l'urlo del package e vediamo Corki che sfreccia sulla minimappa, pronto a farti vedere in questa zona del fiume. Adesso attenzione però, perché guardando a quella minimappa c'è già della visione in qualche modo setupata che è stata prontamente rimossa però, e quindi AFN che virtualmente sono da soli su questo Herald. Sì. Ricordiamolo, ancora il primo della partita, nonostante ci troviamo quasi a 11 minuti di game, non vogliono neanche contestare gli exit, anche se immagino che non vedendo più nessuno sulla landa, nonostante la mancanza di visioni, se ne siano abbastanza accorti. E questo per Modlitzka però potrebbe in qualche modo essere un elemento un po' di... Ok, vediamo come dobbiamo fare, perché quel package è presente, lui è andato a prenderlo perché immaginava di doverlo utilizzare a quel contest, mentre ora tra 1 minuto e 5 non sarà più disponibile. Vuol dire che per quel prossimo fight al drago gli AFN non avranno uno strumento così importante per andare a cercare di distogliere l'attenzione degli Exceed da quell'obiettivo, o comunque per cercare un fight e portarsi a casa ulteriori risorse. È una dinamica ancora però trovato da Ryujin, deve flashare via dal cataclisma, già partita anche la freccia cristallina incantata, ma poi Ryujin si attacca troppo e Pecora trova l'uccisione, frattura glaciale che va a sorprendere il Sir, e questa è un'arenata che non può fare nulla, stordita dai colpi stordenti del gelo, si lancia in avanti anche Koichi, ma Balagnasti ha già cancellato il supporto degli Exceed. Non doveva andare così questa azione, ma gli Exceed non riescono a rispondere agli avversari, si sono portati nella giungla avversaria, hanno tentato addirittura di ingaggiare senza mettere giù il quantitativo necessario di visione alla fine dei conti, perché non si erano accorti dell'arrivo di tutti quanti gli altri membri degli AFN. Qui ancora una volta è una Ashe che comincia piano piano a prendere qualche risorsa, è una Ashe che si trova molto vicina alla chiusura del suo primo oggetto, e in questo caso hai dato anche degli oggetti a quella Poppy, c'è una Shin nel suo inventario, ci sono già dei Lucidity, quella è una Poppy che può già vantare un discreto, anzi forse qualcosa anche di più, vantaggio nei confronti del diretto avversario. E proprio qui la vediamo, attenzione. Alla fine non decide di non insistere su Oclumatz, comunque c'è il mantello della forgia da parte di Ornn, non c'è veramente possibilità di cercare di abbatterlo con anche la suprema disposizione, quindi Poppy è tornata in base con Drago Up. Sì, è tornata in base. Il Drago decide di concedere alla fine, rispondono anche alla tua domanda indirettamente. Senza package non si può contendere al momento con gli Exceed. Andranno, sì, forse prima di te verso il Soul Point. Soul Point sempre di una landa montuosa, comunque come ci viene appena rivelato con le montagne che sorgono. Ma forse non ti interessa davvero questo, non è il momento per combattere ancora, e anzi ora Modlitzka va anche a rispondere a qualche nostra domanda, perché c'è un tomo di potenziamento nel suo inventario, quindi sarà effettivamente il Corki AP da Burst, da Poke, il Corki da Luden, e quindi ci vorrà un po' di tempo per lui prima di entrare in partita. Ci vorrà un po' di tempo, ma nel momento in cui ciò avverrà, considerando la presenza di quella Zoe e di quella Xayah, anche di Renata, mettiamola all'interno di questo lotto di campioni, le cose cominceranno ad essere veramente problematiche, perché un singolo Big Red One o anche un missile normale cominceranno a tirarti giù dei danni veramente tanto importanti. Dalla sua, comunque abbiamo già detto, c'è anche certo qual edge verso la resistenza magica con quell'ex drinker che prima o poi immagino andrà a concludersi nelle faci di Malmortius, ma questi sono ancora una volta soldi, questi sono ancora una volta gold che entrano dritti e di corsa all'interno delle tasche degli FN, ai quali tra l'altro va una lode in questo momento, perché potevano gridare per tirare giù quella torre prima del 14° minuto, invece si sono resi conto che la situazione puzzava un pochettino, hanno deciso di arretrare. Oh, però attenzione a Pecora, Pecora trovato, e qua è tutto facile forse per gli Exceed. Cataclisma schiacciata in testa agli avversari da parte di Ryujin per trovare un'uccisione che tanto serviva agli Exceed. Sono ancora gold, sono ancora esperienza, sì che vanno su Ryujin, su un Jarvan, ma comunque sono risorse che inizia a trovare come team, come Exceed. Adesso vuoi provare ad andare ancora più in avanti, in profondità verso Chakarel, non va a segno la stretta di mano, anzi utilizzata in questo momento da parte di Itzer. C'è comunque il flag and drag, c'è una torre che cadrà e non è per gli AFN, è degli AFN, e sono gold nuovamente per gli Exceed, sono gold nuovamente per la Xayah di Berto. Ed è Umberto molto molto contento, abbiamo appena visto popare quei 250 gold sulla sua testa, e tra l'altro eccoti una Xayah da Kraken Slayer, contro hai quella Poppy, hai Brom, hai Sylas, che comunque sia
tendono ad andare a rendersi abbastanza coriacei nonostante tutto, e quindi è una scelta che sicuramente diviene comprensibile nel momento in cui non vai a giocare una Xayah da letalità, ricordiamolo ancora una volta, ma una Xayah un po' diversa da critico. C'è anche da dire che ancora una volta lato red c'è un vantaggio di esperienza abbastanza importante per la botlane, perché Berto e Itzer hanno entrambi un livello di vantaggio rispetto ai rispettivi avversari, perdonatemi il gioco di parole, ma questo potrebbe già iniziarsi a far sentire. Xayah è rimasta comunque fino a questo momento ancora in vantaggio a livello di farm, non ci sono kill, non ci sono assist, ma si tratta di un campione che, come abbiamo detto, non vuole trovare la sua utilità vera e propria all'interno della corsia, ma vuole farlo subito dopo, e potrebbe tranquillamente riuscirci considerando che quel Jarvan e quell'Ornn si stanno cominciando a fidare abbastanza e potrebbero fungere da veri e propri abilitatori. AFN che stanno dando pochissima importanza alle loro strutture a quanto pare, ma guarda i danni che cominciano ad arrivare. Oh, la freccia dritta su Zoe, alla fine c'è l'acquisizione forzata utilizzata per mano di Itzer, bolla della nanna, ma sta arrivando Pese, può cercare l'ingaggio, è da solo, non può andare in avanti, e forse tira un po' troppo la corda, c'è il tumulto di piume, prova con il rapimento ai danni di Berto, ma riusciranno a salvarsi tutti quanti. Chacarel utilizza saggiamente lo scudo al contrario per impedire l'arrivo dell'incantalame, ma lo stava esponendo tanto questo Brom ai danni avversari. Alla fine nessuno dei due team forzerà la mano in maniera particolare, addirittura vediamo top lane, c'è stato un enorme push da parte di Occu, ma si sta spostando. Baragnasti utilizza lo smite e la presenza ferrea per impedire di essere chiuso ulteriormente. Il knock-up non va a segno per Oclumaz. Itzer è ancora lì, stretta di mano per ricacciare indietro Chacarel. Si cerca il combattimento su tutti i fronti per gli Exceed, compatti in 5 intorno al fiume. E c'è un messaggero della Landa che sta per spawnare, e forse stanno spendendo tanto tempo intorno a questo obiettivo. Occhio a Chuck, perché interrompe un recall ed è quello di Oclumaz, è tornato in base Ryujin. Ornn deve allontanarsi da questa zona, da solo non può combattere, canalizzeranno un altro recall, un po' di secondi preziosi fatti perdere ai propri avversari da parte degli FN, e il drago stavolta è sul menu. 40 secondi al suo arrivo, inizia a essere un'opzione molto più importante di quel secondo messaggero, e iniziano comunque sia a essere anche delle risorse molto importanti. Stiamo parlando di un'anima montuosa, quelle sono tutte risorse che su Brom, anche appunto lo abbiamo detto su quella Poppy, si cominciano a far sentire, e questa è la situazione dei gold. Corki è estremamente in vantaggio rispetto a Zoe, e questo potrebbe già essere un problema, però al contempo c'è da dire che Ornn sta dando parecchio filo da torcere a Sylas per quanto riguarda il deficit monetario, e considerando anche che Ornn vuole abilitarti quel late game in cui avrai una Xayah che potrà rispondere presente, le cose iniziano ad essere abbastanza particolari. Attenzione, perché sta spawnando adesso il drago e gli AFN devono wave clearare quanto più possibile. Sono in 4 contro 3 in questo momento. Corki e Sylas sulle side lane dispongono del teletrasporto. Anzi, solo Corki. Pese non ce l'ha. Pese non ce l'ha, e forse potrebbe voler dire che gli FN devono concedere questo obiettivo, anche perché Corki non ha così tanti danni ancora al momento, ma ha il package, che questo è molto importante. Utilizzate l'evocazione del duo della forge top lane. Vediamo che c'è un tentativo di combattimento tra Pese e Oclumaz. Oclumaz è il teletrasporto, ma non la sua fonte di ingaggio principale. Alla fine gli FN, per attrito quasi, riescono a portarsi sul drago, riescono a negare il sul point agli avversari. Il drago cadrà, ora devono, e non correre, c'è però neanche motivo di discutere. Freccia di cristallo incantata per interrompere l'ingaggio da parte di Ryujin, anche la raffica di frecce per mano di Pecora per ricacciare ancora una volta indietro gli Exceed. Silenziosi gli AFN, ma efficaci, pungono gli avversari e portano via la prima strike di drago montuoso. Ottimo disengage, devo dire, anche oltre alla presa di questo obiettivo, nonostante la presenza di Sylas in top lane, che a questo punto immagino che, essendosi reso conto della presenza di Ornn, avrebbe potuto tranquillamente interrompergli il teletrasporto, e per questo che hanno deciso di andare senza top laner. Hanno giocato benissimo di ritirata, con tutti quegli slow di cui dispongono, con la freccia di cristallo incantato da parte di Ash, si sono semplicemente trovati lì a dover schiacciare dei tasti e a continuare a correre via. Però sei tornato a casa con la botte piena e la moglie ubriaca, non potevi chiedere meglio di questo, se non magari qualche kill, che però in quel frangente verosimile non sarebbe affatto stata. Ora si torna a resettare ancora una volta, siamo a 19 minuti, i gold sono praticamente in parità, arrivati a questo minutaggio 400 gold non spostano minimamente quella che è la bilancia effettiva del game. Quello che cambia è che stai cominciando a far scalare quel Corki in maniera molto solida. Mancano 57 stack su quella Muramana, su quella Manamune, per diventare una Muramana. Manca veramente poco per andare a chiudere la tempesta di Luden, e a quel punto il poke si farà sentire. Come pushano top, possono farlo, hanno messo Corki a farmare in solitaria, anzi con Sylas fino a qualche secondo fa in midrane, ma attenzione, occhio al flag, il cataclisma su due, arriva anche l'evocazione del dio della forgia che fa saltare la promo, ma solo lui, verdetto del custode, che ricaccia indietro
però i giocatori degli Exceed Pese ruba la suprema Renata Glass, che questo è uno strumento Corky molto importante. Lì. Occhio alla bolla della nanna che va a segno, sì, ma Corky, come giustamente sottolinei, continua a farmare, continua a pushare, la torre è caduta e Modlitzka è tranquillo e fugge all'interno della giungla avversaria perché l'ondata si è andata ad abbattere sulla struttura. I gold sono stati conquistati, ok, sì, non hai ancora la muramana staccata, ma lo sta facendo adesso sui campi della giungla avversaria, continua a trovare gold, continua a trovare esperienza, continua a trovare farm e continua ad arricchirsi sempre più, il giocatore più ricco sicuramente di questa partita, più farm, più gold, più kill. Veramente dobbiamo solo aspettare il momento in cui Modlitzka prenda in mano tutto quanto. Il punto è che gli Exceed hanno degli strumenti per poter, sì, arrivare in backline su Corky. Il punto è che Corky ha una W, Corky ha la sua Valchiria. Andare ad utilizzare tutto per raggiungerlo e magari andare a vuoto, fare un po' cilecca in questo caso nel trovare i controlli su di lui, significa rimanere esposto a tutto il resto del danno della composizione degli FN, Corky incluso. Questo è molto pericoloso, ma attenzione a Ryujin. Difficilmente può trovare l'1v1, a due livelli in meno rispetto a quel Corky, il quale invece i danni dalla sua ce li ha. Gli mancano praticamente 2-3 autoattacchi al massimo per finire di staccare quell'oggetto e il Luden è appena arrivato. Quindi signori, abbiamo un Corky, abbiamo un mid laner collegato alla partita. Sono 21 minuti e molto verosimilmente qui la partita continuerà molto più a lungo rispetto a game 1. Assolutamente sì, non è difficile prospettare una partita più lunga di quella del game 1, anche perché è stata un po' un outlier quel game, va detto, è stata veramente rapida, veramente incredibilmente accelerata la partita a un certo punto, ma potrebbe essere accelerata ulteriormente proprio dal vantaggio trovato da Modlitzka e dagli strumenti che ora Modlitzka ha a sua disposizione. Sono nuovamente in 5 gli Exceed compatti verso questa corsa centrale, la bolla della nanna che sembra essere a target ma sempre su Chacarel, e i danni si fanno sentire ma sono sempre su Brom, cade la struttura. Sta arrivando Corky in avvicinamento, c'è il barone in vita, ma ovviamente non è un bersaglio plausibile al momento per gli Exceed, che devono semplicemente accontentarsi di aver trovato la struttura, tornare in base. Un minuto e un quarto allo spawn del drago e a quel punto bisogna veramente far vedere qualcosina in più di prima. Serve Oklumaz, serve soprattutto Pese, perché la presenza di Sylas potrebbe cambiare enormemente le sorti di un fight per gli FN. Anche perché un Sylas da due oggetti, uno dei quali è una Zonia, vuol dire che riesce a rimanere molto più a lungo all'interno del tuo teamfight, riesce a stallare molto molto più a lungo quelli che sono anche i tuoi cooldown, puoi magari arrivare ad un secondo regicidio all'interno del fight e di conseguenza rimpinguare la tua barra degli HP in maniera assolutamente sostanziale e di conseguenza continuare poi a fare del male, continuare a dashare, a far resettare la tua passiva con gli attacchi ad area, insomma diventi molto pericoloso. Però attenzione, Black and Drag, Cataclisma, la presenza ferrea mantiene l'Ibaraniasti ma poi ricaccia via gli avversari, Counter Engage, ma aperto, purifica il controllo e trova l'uccisione, viene stordito Itzer e cancellato dai danni di Pese che si lancia dentro col tumulto di piume, va in stasi dopo aver rubato la suprema aperto. Il knock-up di Oklumaz non va a segno e Oklumaz continua a far da guardia, ma adesso si attiva Pecora grazie alla lama del re in rovina, grazie ai razzi di Modlitzka, una nuova bolla della nanna che va sulla backline, va su Pese, si lancia dentro Koichi con la Paddlestar, trova solo Chacarel, è tornato Ryujin, è ancora lì in zona mentre Ibaraniasti ha 8 secondi allo spawn, al ritorno non può regolare Corky, invece lo fa, è molto complicata la situazione, Corky deve tornare indietro, ha il package, può essere veloce al teletrasporto ma il drago è sotto, è 50% degli HP, il drago sta cadendo, il drago viene conquistato. Aia. Forse vogliono ingaggiare, forse vuole andare in avanti Modlitzka, i razzi sono a sua disposizione, sta caricando il Big Red One, il package utilizzato su Koichi che però flash al di là del muro addormentato, Corky la Paddlestar fa male ma neanche così tanto forse al mid laner avversario. Alla fine è nuovamente un quasi nulla di fatto da entrambe le parti per quanto riguarda le kill, ma sono gli Exceed sul soul point stavolta. Bruttissima la scelta da parte di Corky di tornare in base nonostante tutto, volevi il package, lo capisco, ma per farlo hai perso un drago, hai perso il tuo teletrasporto e per poco non perdevi la vita perché era stato colpito dalla bolla della ninna nanna subito dopo è arrivata la Paddlestar. Se per fortuna che c'era Brom in zona che in qualche modo è riuscito a salvare un po' capre cavoli. Non la più smooth delle giocate da parte degli AFN, che comunque adesso sembra che vogliano continuare a dar fastidio. Gli Exceed con questo drago della montagna vanno a regalare un valore incredibile ad Orne e a Jarvan. Diventa veramente un problema adesso, perché anche se di poco, quella è dell'armatura, quelle sono delle statistiche difensive che vai ad aggiungere, ma soprattutto, l'hai detto, è un soul point. Dovessero tra 3 minuti e 55 gli Exceed andare ad ottenere l'ulteriore drago, per gli AFN le cose comincerebbero ad essere veramente, veramente preoccupanti. È vero che quell'Ash ha comunque una lama del re in rovina, ma... Ci capiamo?
il DPS che può mettere giù non è da sottovalutare. Ci sono anche due, un tank e mezzo, consideriamo anche sì. Jarvan al momento, che sta iniziando a buildare esatto. difensivamente ovviamente, però sì, l'abbiamo detto, comunque non è il DPS la cosa principale che deve mettere giù Ashe all'interno di un fight, ma lo sta facendo. Cade una torre, Modric se la porta a casa, ma sono curioso anche di vedere quali saranno le prossime scelte per quanto riguarda questo Corki. Mi aspetto, ovviamente, per il discorso che stiamo facendo su Ashe, la stessa cosa vale per Corki. Mi aspetto una voice staff adesso, un bastone del vuoto sì. ti cambia completamente quello che puoi fare per quanto riguarda anche il danno su bersagli meno prioritari, come potrebbero essere Ryujin o Klumaz, che però sono loro a lanciarsi addosso verso di te, verso il tuo team, e quindi sono loro, potrebbero essere loro i primi a cadere. Mentre Berto, l'abbiamo detto anche in Champion Select, non ha così tanto range, potrebbe avere difficoltà già. Nel mettere giù il DPS sì. all'interno dei fight. Occhio a Klumaz, Klumaz perché viene spottato, no, non va su Pecora. Adesso i rallentamenti si fanno sentire, arriva anche Pese. Stavolta Klumaz potrebbe aver tirato un po' troppo la corda. Ci sono gli scudi da parte dei Itzer, viene stordito Ryujin subito con la freccia di cristallo. Tutto questo per un potenziamento rosso che viene portato a casa dagli Exceed e va in mano a Berto. E occhio però ancora una volta a Modlitska, perché continua a fare un enorme lavoro in side lane. Nel frattempo gli Exceed continuano a spremere in corsia centrale e trovano la struttura, la torre interna che va a cadere. Stai tradando torre interna in corsia centrale per una torre interna in corsia superiore, però attenzione, TP in arrivo. Sta arrivando Klumaz, ci sono tanti ping, la torre è caduta, ma vogliono l'uccisione ovviamente. Klumaz deve solo tenere lì Modlitska, deve permettere ai suoi di arrivare. Tanti danni subiti ovviamente, ma ecco Ryujin, e qua è un facilissimo flag and drag che può arrivare per mano di Ryujin. Non c'è neanche la Valkyrie, arriva in knock-up, serie interrotta, shutdown guadagnato da Ryujin. Lavoro dei due tank, potevano forse cedere qualcosa sì, esatto. a Zoe che stava arrivando, ma comunque hai mandato in pausa adesso Modlitska. 40 secondi di respawn timer e Berto continua a impensierire Chakarel. Va in avanti con questa Xayah, forse un pegno troppo, ma non lo puniscono. E ci tengo anche a sottolineare come ormai siamo arrivati a livello 14 di Klumaz. Stanno per arrivare, stanno anzi arrivando già i primi ornamenti. Il primo, guarda su chi è andato, proprio certo, su Xayah. Ovviamente. Attenzione al barone Nashor. C'è l'erogazione della forgia, il restabile utilizzato da Klumaz. C'è la suprema di Renata che non è così buona. Ottimo lo spostamento degli avversari, ma viene addormentato qua. Peseno cappato, si lancia su di lui col cataclisma. Prova a prendere più tempo possibile. Ryujin, Ryujin è già basso. Pecora trova l'uccisione. Berto in mezzo al fight, ma non può scappare. È una doppia uccisione per Pecora, che continua il DPS sul barone. Si lancia dentro nuovamente. Ryujin scalzato ucciso. Al muro e in parallelo si trova l'uccisione. Klumaz è lì in avanti, Koichi prova a prendere tempo, ma in stasi non c'è lo smite per Baragnasti. Trova comunque l'uccisione, arriva anche Modlitska e il fight è confuso, ma alla fine va nella direzione degli Elfeno. Una carneficina nuovamente firmata da due import. Baragnasti e Modlitska portano a casa barone ed ace per questa azione, e con un 5x3 adesso questi FN si portano anche al push su quella che è la corsia centrale. Non vuole andare troppo in profondità Modlitska, perché comunque sa che stan per respawnare Berto oltre a Itzer. Potrebbe essere un po' un problema, però comunque gli HP cominciano ad andare giù. Ci sono dei minion che stanno dando molto fastidio anche alla torre. Decidono con molta più tranquillità di resettare, perché comunque erano rimasti in vita in due. C'erano soltanto Poppy e Corki. Questo Corki, Juan. Questo Corki sul quarto item, concluso a 28 minuti di partita. Comincia a fare veramente paura. Adesso ne manca soltanto uno, vedremo quale sarà la selezione. Potrebbe essere addirittura un copricapo di Rabadon, e a quel punto i danni di quei missili comincerebbero a fare veramente tanto male, con il 35% di moltiplicatore sul potere magico. Ma ci sono 2 minuti di Baron Buff adesso, e nonostante il drago c'è bisogno di portarli avanti. Corki non ha il package, esatto, perché l'ha utilizzato nel fight precedente, però sta già arrivando il teletrasporto da parte di Sylas. Non ci sono ancora gli Exceed che stanno gruppando in questo momento, devono cercare di zonare gli AFN, ma virtualmente non hanno risorse di quel tipo. E attenzione, sono entrati. Addormentato Pese, c'è l'evocazione della forgia, ma quella ben è Big Red One su Koichi, viene rubata proprio la suprema di Klumaz. Pese si fa in avanti, minaccioso, con l'icona del top lane dell'avversario in cima alla sua testa. Nuovamente Modlitska fa un enorme lavoro, il drago sta venendo conquistato e non possono avvicinarsi gli Exceed. La freccia di cristallo va a larga, ma parte comunque l'ingaggio dopo l'obiettivo, sbalzato in aria Klumaz. Horn riuscirà ad avere salva la vita, Ryujin, ma Ryujin si espone un po' troppo e i controlli e i danni si fanno sentire. Occhio nuovamente però al furto, alla suprema da parte, attenzione, di Renata Glass, che non sarà abbastanza. Una doppia uccisione per Baragnasti. Gli Exceed, i pochi rimasti in vita, dovranno scappare sotto le proprie strutture. È una nuova double kill, una nuova double crunch per questi AFN che continuano a tenere in pugno gli avversari. E hanno ancora 50 secondi di mano del barone Nashor. Adesso pusheranno questo inibitore sicuro, e considerando i 30 più 20 secondi su top lane jungler avversari,
forse possono ambire anche a qualcosa di più. Guarda Modliska, ha finito i razzi ma si trova ancora lì, molto prepotente a dar fastidio. Decidono di resettare, una scelta sicuramente saggia. Vai a sfruttare quegli ultimi istanti di mano del barone per il recall potenziato, anche se a Modliska alla fine resettare in questo momento serve o non serve. Stanno cominciando a prendere assolutamente il coltello dalla parte del manico. Rivediamo subito questo fight. Prendi il drago, cominci subito. Evocazione del dio della forgia rubata da parte di Sylas. La usi su Oclumatz, poi vai su Ryujin. Stava facendo il Gromp, non puoi rimanere lì. La suprema di Renata Glask colpisce soltanto quella Ash, che per poco non trova la kill su Oclumatz. Ma alla fine è una double kill per questa Poppy. È una double kill estremamente potente in questo momento. E questi sono degli EFN che non solo hanno stoppato per altri 5 minuti, ormai solo 3 e mezzo virtualmente, l'anima del barone Nashor dal cadere nelle mani degli Exceed, ma sono anche degli EFN che sono 5.000 gold in vantaggio, quasi 6.000 con un Corki che ha un altro martello da guerra di Caulfield nell'inventario. È ulteriore velocità di abilità. E sarà a questo punto probabilmente un'idra famelica per ottenere tantissimo sustain, per ottenere tantissimi danni in più grazie al suo AD e a tantissimi gold. Ma qua Ciaccarelle si fa trovare tantissimo in avanti, invece una facile uccisione consegnata a Koichi. In questo caso è proprio il caso di dirlo. Torniamo un attimo sui gold, perché sono a questo punto meno di 3.500, meno di 4.500, sono più o meno 3.500 proprio nei confronti del diretto avversario per quanto riguarda Modliska. Ma quello era il Big Red One su Berto, e questo è un Corki che va assolutamente rispettato. 2 minuti al barone Nashor, 2 minuti e mezzo più o meno al drago, e ora gli Exceed sanno che devono premere in avanti. Già la freccia di cristallo incastrata, ma Pecor è sorpreso dal cataclisma e si lancia in avanti. Itzer purtroppo a rubare l'uccisione, in questo caso uno shutdown che poteva essere così prezioso per i carry degli Exceed in questo momento. Ma comunque adesso sono gli FN che dovranno difendere senza Ash. Il problema è che non ci sono obiettivi da dover difendere, e questo va benissimo agli FN. Assolutamente sì, guarda Modliska tranquillamente con la sua Valkyria, si riposiziona, tutto calmo. Sylas è tornato in base, aspetti quei 20 secondi per il respawn anche di Ash e poi tornerai a fare quello che vuoi. È vero, non hai più la W, non hai più la E, pese, si fa vedere. Attenzione, l'acquisizione forzata, viene trovato solo Ciaccarelle. Tutto a non vuoto. È neanche un bersaglio importante, qui prova a lanciarsi in avanti, ma c'è nuovamente l'evocazione della forgia, il knock up su Itzer e su Oclumatz. Berto utilizza il tumulto di piume, utilizza l'incantalame. Ottima, ma pese stasi. È golden e riesce a scappare, sbalzato via Ryujin. Itzer cade e Oclumatz potrebbe essere il prossimo. Berto prova a danzare, Berto trova l'uccisione sul flank. Occhio Horn che è caduto per mano di Bananiasti. Berto deve provare il recall, è spottato in questo momento da Ash che è lontanissima, può utilizzare comunque la sua. Attenzione, e Bananiasti col flash al di là del muro, ma c'è Ryujin che va a interrompere l'avanzamento con flag and drag. C'è il gelo perenne, c'è la freccia Corki, che però non trova nessuno, solo Ryujin. Già utilizzato il cataclisma, già utilizzato il flag and drag. Modliska trova un'altra uccisione. Berto prova a continuare a danzare con i solito attack, con la danza delle piume, con i colpi che può mettere giù, ma l'incantalame non trova l'immobilizzamento su nessuno. Viene rallentato Bananiasti, accelerato invece la presenza ferrea con i gelli, ma si lancia in avanti. E dove è finita Xayah? Bananiasti l'ha cancellata dalla landa e sta arrivando anche Corki con il package. Si arriva, lancia in avanti Modliska, dritto su Koichi, la bomba al fosforo, lo va a cancellare e Pecora è all business. Pecora è già in base contro il Solitzer, contro Horn che è appena arrivato. Vogliono chiusura, vogliono il 2-0, vogliono il match point. Occhio all'acquisizione forzata, nuovamente indistruttibile. Oclumatz viene da sbalzare in aria, Pecora viene rallentato e cancellato. Itzer nuovamente, vanno in avanti sempre su Oclumatz, e stavolta è il caso di dirlo. GG a questi FN, perché questa sembra essere indifendibile. Provano ad avanzare ancora una volta il Big Red I One danni! Li cancella giù la seconda torre del Nexus, e solo il Nexus è rimasto, la base a pezzi, gli Exceed anche. 2-0 FN, 10 minuti in più ma l'esito è esattamente lo stesso con questa comp, con questo Corki. Caro Giovannetti, non so se avremo una serie a questo punto. Io sto veramente volando, sto volando come questo Corki, però, perché stanno volando anche gli AFN. Signori, una partita che speriamo vi abbia divertito tantissimo, perché qui personalmente io e Joan stavamo saltando sulle nostre sedie. Posso dire una cosa però, qui non voglio puntare il dito, ma voglio dire che quelle supreme di Renata Glask forse un po' meglio dovevano essere timate, forse un po' migliore l'angolo si doveva trovare, perché in questo modo hai utilizzato uno dei tuoi 2/3 modi di engage, se vai a considerare Horn e Jarvan IV, ma se lo vai a sprecare colpendo il più delle volte soltanto Braum, che aveva già l'indistruttibile attivo tra l'altro,
le cose non vanno come vuoi. No. Le cose non vanno come vuoi, specie se poi ti arriva Corki con il package. Altro che consegna speciale. C'è di tutto per quel Corki. E si è preso veramente di tutto, l'hai detto un paio di volte, magari non efficacissimo sui suoi recall, su alcune scelte, ma poi quando serviva è stato lì presente e anche meno... meno speziato rispetto ad altri Corki che abbiamo visto, ha fatto vedere delle ottime play, ma non c'è stato il momento Corki che dici cosa hai fatto, perché sono sparite quattro persone con un, è premuto Q e D perché sono sparite quattro persone, però bene o male si è fatto vedere veramente benissimo. Modisca che continua ad essere forse la chiave di questa partita, continua ad essere il giocatore da tenere sotto osservazione speciale per quanto riguarda gli Exceed, ma soprattutto per come pregio per questi FN. Stanno giocando perfettamente attorno al loro mid laner, attorno al suo potenziale su questi campioni, prima Zoe, ora Corki, il burst, il controllo, il poke che può mettere giù prima dei fight e durante i fight stessi sta avvenendo veramente sottolineato al meglio. Assolutamente sì, anche perché se vai a considerare che Modlika sta giocando contro uno dei membri avversari che ci aspettavamo poter rendere meglio, le cose prendono tutto un altro sapore. Giocavano molto attorno a quella corsia centrale, gli Exceed, intorno a Koiji, volevano farlo essere la vera e propria star all'interno di questa partita. E invece così non è stato. Quella Zoe che tanta attenzione richiamava su di sé già dalle prime fasi di partita è stata una Zoe che invece di proximity ne ha avuta ben poca, di agency altrettanto, quasi indifferente sullo scoreboard. E quando contro hai un Corki del genere, e a questo punto possiamo tranquillamente spingerci a dire che la scelta di andare a itemizzare verso la tempesta di Luden e quindi massimizzare il tuo potere magico su quei missili è stata la scelta corretta alla fine dei conti, sei comunque in una brutta situazione per te. Assolutamente sì, ricordiamo prima di andare in pausa che sono aperte le iscrizioni per il qualifier italiano del Red Bull Solo Queue, il torneo 1v1 di League of Legends che mette al centro dei riflettori i migliori giocatori amatoriali di tutto il mondo perché il vincitore delle finali nazionali rappresenterà l'Italia e sfiderà i migliori giocatori amatoriali europei nei playoff europei per poi qualificarsi alle fasi mondiali, quindi andate ad iscrivervi, mi raccomando, trovate tutto quanto nei siti di dovere, ma per adesso l'abbiamo detto, pausa, riprendiamo fiato perché gli FN hanno messo gli avversari con le spalle al muro, a tra poco. A tra poco.